Salve, questa qui è una dimostrazione di un sistema di videoconferenza online che è fatto usando le caratteristiche del Viewer 2 di Second Life e utilizzando dei sistemi esterni come Ustream, Livestream e Justin TV per realizzare la videoconferenza in Second Life. Io sono sullo schermo di sinistra, mi chiamo Giulio Prisco e sto utilizzando Ustream. La persona sullo schermo di centro sta utilizzando Livestream e la persona sullo schermo di destra sta usando Justin.tv, quindi questo qui è un modo di fare le cose che può essere usato con tutti e tre i servizi principali di live streaming. Parleremo non soltanto di videoconferenza, ma anche di sistemi collaborativi in Second Life. Sistemi che permettono di far vedere ad altri delle presentazioni, per esempio PowerPoint, e editare dei documenti in modo collaborativo. Faremo vedere infatti le possibilità della funzione Share Media nel Viewer 2, che può essere accoppiata con dei servizi esterni per realizzare delle funzioni di videoconferenza e di edizione collaborativa, usando ogni tipo di servizi esterni. Ad esempio, si può usare la suite Google Apps, si può usare Google Sites oppure Google Docs per fare presentazioni PowerPoint oppure per scrivere dei documenti insieme. Questa presentazione è una presentazione PowerPoint-like che vi sto facendo vedere. È fatta con Google Sites perché le caratteristiche di sharing in tempo reale, cioè condividendo anche l'ordine di presentazione delle trasparenze che sono presenti in Google Apps, lasciano ancora un po' a desiderare, ma si tratta di sistemi che stanno migliorando, quindi fra molto poco tempo saranno usabili. Ci sono già vari sistemi che permettono di fare presentazioni PowerPoint interattive in tempo reale in Second Life. La parte di videoconferenza funziona con i tre servizi principali di streaming video live, che sarebbero Ustream, Livestream e Justin.tv. Bisogna semplicemente utilizzare la URL come share media. La cosa più conveniente è di usare la URL in formato pop-up che è disponibile su questi site, mentre per quanto riguarda l'edizione collaborativa di documenti, si può usare Google Docs che è stato recentemente dotato di una caratteristica di coedizione in tempo reale, che permette a tutti di vedere le cose che stanno scrivendo gli altri mentre le stanno scrivendo. Anche questo è facile da usare. Bisogna semplicemente creare un documento in Google Docs oppure importare e condividere il documento con tutti anche in modalità di edizione senza richiedere il login. Altrimenti lo shared media non permetterebbe a tutti di vedere esattamente la stessa cosa nello stesso momento, perché dipenderebbe da se e come è stato effettuato il login. Facciamo un semplice esempio di questo. Abbiamo qui sullo schermo di sinistra un documento su cui stiamo scrivendo in Google Docs. Io sto adesso scrivendo su questo documento e gli altri vedono i cambiamenti in tempo reale. In genere è molto ma molto veloce. Ci vogliono soltanto qualche secondo per l'update dello screen. Mi potete confermare per favore che avete cominciato a vedere il testo uploadato soltanto pochi secondi dopo di quando ho cominciato a scriverlo?